Buonasera e benvenuti al quarto e ultimo hangout di questo Giro d'Italia. Nella splendida cornice di Palazzo della Loggia siamo qui con il primo dei nostri ospiti che in rapida successione si affiancheranno qui a me per rispondere alle domande che ci arrivano da questa piattaforma di Google Plus. Il primo in ordine di apparizione è il vincitore della maglia azzurra, ovvero Stefano Pirazzi. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Eccoci pronti, direi di partire da Martin che ci segue dall'Uruguay con la prima domanda a Stefano Pirazzi. Tante grazie, complimenti Stefano. La maglia blu è un premio al sacrificio che hai fatto in 3 settimane in condizioni tanto impegnative per tutti i ciclisti. La domanda è quanto è stato difficile per te per difendere la maglia blu fino a Brescia? È stato molto difficile, più che dello sforzo fisico, soprattutto quello mentale, perché ogni giorno con la tensione alta devi sempre guardare gli tuoi avversari che vanno all'attacco, devi difenderti e cercare di fare punti. E arrivare qui a Brescia, dopo tutti questi giorni di sacrifici, sono molto soddisfatto e contento dell'obiettivo che ho raggiunto. Passiamo ora alla seconda domanda, sempre per Stefano Pirazzi, ovviamente. Alex, a te. Ciao Stefano, volevo chiederti quali sono i tuoi progetti, intanto complimenti per il risultato ottenuto e quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ti ringrazio. Io a giugno partirò per il Giro della Slovenia. Farò il Giro della Slovenia e poi farò i campionati italiani, dove sicuramente vorrò far bene. È un percorso che mi si addice molto e speriamo che arrivi un ottimo risultato. Complimenti ancora. Grazie. Un'altra domanda che invece ci arriva direttamente dal web, quindi la faccio io a Stefano qui accanto a me, è la seguente, ovvero il team Bardiani quest'anno ha partecipato al Giro grazie a una wild card e l'ha onorata al meglio anche con la vittoria della maglia azzurra che abbiamo qui accanto. Ma l'obiettivo per l'anno prossimo quale sarà? Per te e per la tua squadra? Sai, ora che ho conquistato questa maglia, l'obiettivo sarà quello di vincere una tappa. Sono più di 2 anni che ci vado vicino e non ci sono riuscito. Anche quest'anno ho avuto delle occasioni che mi hanno portato vicino alla vittoria, tipo l'arrivo sul Vaillant e altre tappe dove ci sono state delle circostanze che ho dovuto mollare, tipo quella di Firenze, che ero in fuga insieme al russo Belkov, ma per una crisi di freddo in discesa ho dovuto perdere la sua rota e arrivare con il gruppo della maglia rossa. È compatibile, una domanda che si lega con quella che abbiamo appena fatto, la conquista di una maglia come quella che indossi con quella di una tappa, o dovrai scegliere uno dei due obiettivi? No, sicuramente preferirei scegliere un obiettivo solo, perché portare una maglia è molto stressante, ti porta via delle energie, devi sempre stare lì ogni giorno a fare dei punti e per vincere una tappa qui al Giro ci vuole la massima condizione e puntare tutto a una tappa. Bene, grazie della risposta. Proseguiamo con le domande dei nostri amici che ci seguono. Martin, a te. Una domanda, io sono dall'Uruguay, del Sud America, e è impossibile non preguntare per i ciclisti colombiani, siano stata una grande sorpresa per te? Sì, i colombiani sono dei grandi scalatori e ogni volta erano lì a lottare per questa maglia. Sono riuscito a difendermi e questo dà molto più prestigio alla mia vittoria. Devo dire che sono molto contento di essere arrivato davanti a loro perché così ho dimostrato di tenerci veramente a questa vittoria. Grazie. Andrea, a te. Ciao, volevo sapere a chi dedichi questa vittoria e quanto è stato fondamentale il lavoro dell'ammiraglia per tenerti informato sui vari fuggitivi, sui traguardi, sui GPM Sì. e sul gruppo soprattutto, che dovevi tenere d'occhio per gli attaccanti che volevano prenderti la maglia. Sì, sicuramente è stato importante il lavoro di tutta la squadra. Ogni mio compagno si guardava
gli uomini di classifica per questa maglia. A volte non poteva andare sempre in fuga, quindi a volte si mettevano davanti al gruppo e andavano a richiudere eventuali attaccanti. E questa vittoria la dedico a loro, alla famiglia Reverberi, ai sponsor Luca Bardiani e CSF Inox e a tutto lo staff. Approfitto io per una domanda legata a questo, se ne parla molto in genere quando la stagione non è ancora entrata nel vivo, radioline sì, radioline no, quanto la tattica oggi è importante per riuscire a tenere sotto controllo e poi a vincere le corse. L'istinto, la cattiveria agonistica servono, ma poi si dice che la componente tattica sia sempre più importante. Sì, sicuramente le radioline sono importanti, oltre per motivi di tattici, anche per motivi di sicurezza. Possiamo vedere ad esempio la cattura di Rigo Battaglin, non c'era nessuno a segnalarla, quindi per la nostra sicurezza è molto fondamentale avere delle radioline. Grazie. Altre domande? Martina, a te? Voglio fare la domanda di qual ha sido la più dura tappa per lui, qual ha sido questa tappa che ha detto, Dio mio, questo è molto difficile. Ma sicuramente nella tappa di Cherasco, perché in un momento ci sono stati dei ventagli e non essendo un passista ho sofferto parecchio. E quando si viaggia a 60 all'ora, che il gruppo si mette tutto in fila, è davvero è più duro a volte di una salita. Andrea, ultima domanda per te, poi salutiamo Stefano. Ok, un commento sul vincitore del Giro d'Italia, Vincenzo Nibali, e se speri di arrivare a vincere anche tu la maglia rosa in futuro. Ma Vincenzo ha meritato questo giro. Sono molto contento che lo abbia vinto perché è un ragazzo del sud, quindi una persona semplice che con sacrifici e determinazione è riuscita a raccogliere quello che voleva. Per quanto riguarda me, in futuro ci vorranno ancora parecchi anni, penso 2 o 3 anni, per poter lottare ad alti livelli per una vittoria del giro. Ringraziamo e salutiamo Stefano Pirazzi, vincitore della maglia azzurra del Giro d'Italia, qui da Brescia, primo dei protagonisti di questo ultimo Hangout del Giro d'Italia. Ciao Stefano. Ciao, grazie. Grazie. Che ci raggiungeranno qui a breve, sono impegnati nelle consuete operazioni dell'immediato dopo gara, fra un'intervista e una conferenza stampa, ma stanno per raggiungerci gli altri protagonisti appunto di questo hangout. Nel frattempo approfittiamo per togliervi qualche curiosità su qualche retroscena di questo giro, magari anche di quelli prossimi. Se Martina e Andrea hanno qualche domanda, io stesso sono qui disponibile, altrimenti ne ho qui un paio arrivate dal web. Prego, prego. Abbiamo la prima che ci arriva e ci chiede, chiediamo agli organizzatori del Giro, se l'anno prossimo sarà l'anno buono per tornare a Milano. Non lo sappiamo, il percorso del Giro ancora non è definito, se non le prime 3 tappe che, come tanti di voi sapranno già, si svolgeranno in terra d'Irlanda, in Irlanda del Nord, in Repubblica d'Irlanda. Dopodiché rientreremo in Italia e quello che abbiamo sentito oggi dalle parole del direttore organizzativo del Giro d'Italia, ovvero Mauro Venni, è sicuro è che ben difficilmente faremo le isole, quindi purtroppo per Sardegna e Sicilia il 2014 sarà un anno che vedrà il giro ancora lontano da quelle terre. Per quanto riguarda Milano non lo sappiamo perché ad oggi candidature confermate non ne abbiamo ancora, abbiamo tante richieste ma ancora nessuna che ci consente di dire sì, arriveremo lì. Sicuramente vorremmo arrivare, come quest'anno a Brescia, in una città che abbia tanta voglia e tanta fame di Giro d'Italia. La seconda domanda che ci è arrivata è qual è stata la più grande sorpresa e la più grande delusione di questa edizione del Giro d'Italia? Beh, di sorprese tante, ognuno potrebbe
indicare le proprie. Personalmente, una graditissima sorpresa è stata quella dei colombiani, tutti, non uno in particolare, che hanno onorato la loro presenza al giro in maniera spettacolare, attaccando sempre, fin, magari non con tattiche perfette, però fin sempre con l'ultima goccia di energia, e la tappa di ieri li ha visti protagonisti, arrivando secondo, terzo e quarto, tre squadre diverse, ma tre ragazzi colombiani che arrivano tutti in una situazione veramente difficile, e probabilmente ci ricordano perché il ciclismo è lo sport così amato che tutti noi seguiamo. L'ultima domanda, aspettando il prossimo dei protagonisti, è chi vorreste avere che non è venuto? Era una domanda che era destinata al nostro direttore generale, Michele Acquarone, che non è qui con noi. Chi vorremmo avere? In realtà noi al giro vorremmo avere tutti, sempre, tutti i migliori e i più famosi, quelli che tutti seguiamo, dall'inizio alla fine dell'anno ciclistico, da Contador a Froome, ma anche tutti quelli, le giovani rivelazioni, che possano dare lustro al Giro d'Italia e far divertire i nostri tifosi. Sicuramente chi vorrei avere l'anno prossimo al Giro è una delle rivelazioni di questa edizione, ovvero il compagno di Vincenzo Nibali, quel sardo di nome Fabio Aru, che tanto ci ha impressionato nella tappa di ieri. È arrivato quinto, è un ragazzo giovanissimo, primo anno da professionista, sicuramente sentiremo tanto parlare di lui e lo vorremo l'anno prossimo. Nel frattempo ci ha raggiunto un ospite d'eccezione, la maglia rossa del Giro d'Italia, leader della classifica punti, il campione del mondo, vincitore di 5 tappe al Giro d'Italia di quest'anno, 5 volate su 5 sono state appannaggio suo, è con noi e fra poco lo vedrete qui accanto a me, Mark Cavendish. Qualche momento di attesa, abbiamo qualche problema con le procedure del post gara che vedono Mark impegnato, purtroppo deve rinunciare a questo hangout almeno per il momento perché è impegnato nelle operazioni protocollari, purtroppo ce l'hanno portato via, come si sente spesso dire in televisione. Chiedo ad Andrea e a Martin se hanno qualche domanda, sia da rivolgere a me, sia qualche argomento di discussione, intanto che aspettiamo il prossimo protagonista. Tu sei italiano. Volevo sapere se la Puglia per il 2014 è prevista qualche tappa per la Puglia. Bella domanda, al momento non si sa, non posso rispondere né di no né di sì, lo speriamo perché anche quest'anno la Puglia ha dimostrato con quanto calore accolga sempre il Giro d'Italia, a differenza di qualche volta, forse nel passato, ha dimostrato anche con quanta incredibile professionalità riesca ad organizzare, a gestire delle situazioni tutt'altro che semplici come quelle che abbiamo avuto quest'anno. Abbiamo visto organizzazioni perfette, strade rimesse a nuovo, un ordine e una pulizia assolute, un rispetto del ciclismo totale, per cui se a questo aggiungiamo il calore del tifo, diciamo che per noi sarebbe solo un grandissimo piacere l'anno prossimo tornare in terra di Puglia. No, io voglio fare solamente un commentario. Il Giro può controllare quasi tutto, ma I would say in English, you can control nearly everything except the weather. The weather was very bad in the last few weeks. How difficult is the logistic to change routes? And what can you say to those cities that were expecting the Giro, but the Giro never came there because of the weather? Ma quello che possiamo dire è che sicuramente non ci dimenticheremo di quello che è successo, le tappe, lo sappiamo, non sono andate tutte come avremmo voluto, abbiamo avuto dei grossissimi problemi legati al meteo, ma come sempre il Giro se ne ricorderà, per cui se non sarà l'anno prossimo, sarà nel 2015, comunque nei prossimi giri torneremo dove non siamo riusciti ad arrivare e quindi riproporremo la tappa della Valmartello per di sicuro, probabilmente torneremo a Sestriere e a Bardonecchia che poco si sono viste nel mondo a causa dei problemi che abbiamo avuto e non mancheremo di onorare gli impegni presi e che per motivi dipendenti da noi non siamo riusciti a rispettare. Ora ribaltiamo un attimo i ruoli e sono io a chiedere ad Andrea e a Martin
qual è stata la loro più grande sorpresa seguendo questo giro e qual è la più cocente delusione. Da Andrea. Allora, per me la sorpresa più assoluta è stata la determinazione con la quale Betancourt ha ripreso la maglia bianca che vestiva fino a prima di Polza, e proprio la sua determinazione. Era stizzito dopo quella cronoscalata, e come è andato a riprendersela il giorno dopo, facendo, se non sbaglio, la quarta posizione lì dietro Nibali, vincitore alle Tre Cime di Lavaredo. Per quanto riguarda la delusione, posso dire Gesink, ad esempio, che anche lì l'eterna promessa, anche il ritiro di Wiggins mi ha abbastanza lasciato perplesso. Lui adduce motivi di salute, però anche il fatto che non potesse più raggiungere Nibali l'ho adotta io come motivazione. Queste sono state le due, la più grande sorpresa e la più grande delusione per me. Martina? Coincidenza con Andrea, per Betancourt e per tanti altri colombiani, ma Betancourt ho stato veramente incredibile alle Tre Cime di Lavaredo, è stato con una foratura a 20 km del traguardo, si è recuperato di forma incredibile. La delusione per me è stato chiaramente Bradley Wiggins, la prima settimana si è ritirato e si è mostrato che non stava in ottima forma. E ora invece chi vorreste vedere voi al giro? Partiamo sempre da Andrea. Per me i grandi assenti erano Contador, Froome e Sagan, ovviamente anche Basso, però ha avuto un problema fisico che l'ha impossibilitato. Comunque sì, io non so se questi tre grandi assenti sono stati assenti per motivi di salute, se hanno prediletto una preparazione in vista a giro, però sì, avrebbero potuto dare tanto, tanto allo spettacolo e magari mettere un po' più i bastoni tra le ruote a Nibali, che avrebbe sentito una vittoria ancor più valida e più meritata. Martin? For me, it would be great to see challenging each other, Vincenzo Nibali against Contador, against Christopher Froome too. Maybe another great sprinter to match Mark Cavendish, but I think nowadays Cavendish is unbeatable in any way. But I think the Giro this year was nearly perfect. Grazie Martina, approfittiamo per una domanda che ci arriva dal web nell'attesa del prossimo protagonista che fra pochissimi minuti sarà qui accanto a me. Prima dicevo della Sicilia e della Sardegna, la domanda arrivata è: perché è così difficile arrivarci col Giro? Un'ottima occasione per spiegarlo, è così difficile arrivarci perché in realtà è così complicato ripartirci, ovvero il problema che noi abbiamo tutte le volte che tentiamo di fare un'isola, quindi che sia Sardegna, Sicilia, ma anche Ischia quest'anno, è che dipendiamo completamente dalle condizioni del meteo, ovvero se per qualunque motivo il meteo avverso dovesse non far partire i traghetti, come spesso succede in questa stagione, non è così frequente, ma abbiamo visto quanto la stagione sia stata particolare, se per qualche ragione i traghetti non possono partire, quindi non ci consentono di spostarci dalla terraferma all'isola o viceversa, per noi significa dover annullare una, due, tre, magari quattro tappe, rimanere magari bloccati sull'isola per tre giorni senza poter far proseguire il giro. E potete immaginarvi che disastro sarebbe. Quest'anno per la prima volta dopo 20 anni abbiamo annullato una tappa perché le condizioni erano assolutamente impossibili per la sicurezza degli atleti, prima che per aspetti organizzativi. Pensate cosa potrebbe essere doverne annullare magari un paio semplicemente perché c'è molto vento, il mare è grosso e non si riesce a partire dall'isola. Questo è uno dei motivi principali che vanno al di là di qualunque ragione economica o gestionale, che ci impongono di prestare moltissima attenzione quando facciamo queste trasferte e di poterne fare una ogni tanto con molta molta morigeratezza, perché altrimenti metteremmo a rischio la corsa nella sua natura e quindi ci troveremo magari a dover commentare un mezzo disastro semplicemente per un po' troppo vento.
magari risulterebbe anche poco credibile, ma il problema è reale. Fra 2 minuti sarà qui con noi uno dei più attesi protagonisti di questo hangout, probabilmente il più atteso in assoluto, ovvero la maglia rosa Vincenzo Nibali. Approfitto per una chiacchiera con Andrea e Martin, prima che arrivi appunto Vincenzo, chiedendo loro cosa caratterizza il Giro rispetto alle altre grandi corse a tappe, per cosa è diverso secondo loro. Parto io, secondo me è il giro più bello a tappe, la corsa più bella a tappe che ci sia nel panorama ciclistico. È meno, leggermente meno blasonato rispetto alla Grand Boucle, ma per quanto mi riguarda la cornice di pubblico, le Alpi, le salite che abbiamo noi con le Alpi rendono tutto più epico, più bello, più vicino a noi, ed è una corsa fantastica, organizzata alla perfezione, ed è davvero la mia preferita. Martin, perché per un italiano è anche abbastanza scontato che preferisca la sua corsa, quindi il Giro, ma per te che differenza c'è? Perché il Giro ha qualcosa di particolare? For me, the Giro d'Italia is the most epic race in the world. Just to see those climbs, those beautiful landscapes in a great country like it's Italy. Even one of the differences I see always between Giro and, for example, the Tour de France is that the winners of the Tour de France are always their strategy is to defend the yellow jersey, and we have seen in the Trecime di Lavaredo Vincenzo Nibali going for the attack. Giro d'Italia is an attacking race, and that's good cycling, and it's a formidable spectacle for all of us, for all the fans of the Giro. Grazie, prepariamo il terreno all'arrivo di Vincenzo Nibali. Quali sono stati, secondo voi, sono due domande per ognuno, il momento più emozionante di questa vittoria di Vincenzo Nibali e invece il momento in cui avete pensato, sì, il Giro lo vince lui? Per me la vittoria... per me la vittoria... più incredibile di Vincenzo Nibali in questo giro fu la del Trecime di Lavaredo, la forma che ha attaccato, che ha lottato per la vittoria d'etapa, fu una dimostrazione di un vero campione. Per me invece ho visto in quella cronoscala sicuramente l'attacco sulle tre cime di Lavaredo è stata davvero una mossa, davvero campione, che gli ha cucito la maglia rosa addosso. Mentre la cronoscalata di Polsa l'ho vista come una marcia trionfale, perché macinava e incrementava il suo vantaggio su Evans metro dopo metro, mentre Evans sempre più stanco è arrivato a raggiungere tipo un minuto e mezzo di distacco. È stata quella, secondo me, la chiave di volta che ha sancito la vittoria per Vincenzo. Approfittiamo di questo momento ancora di attesa per chiedervi cosa vorreste nel prossimo giro. Se c'è qualcosa, una montagna, una tappa, un momento, una sfida che vi piacerebbe vedere nel Giro d'Italia 2014. Andrea? Per me il Mortirolo. È la salita che più caratterizza il Giro d'Italia e secondo me è un must have che non deve mai mancare al Giro d'Italia. Per me il Passo Giau. Il Passo Giau è uno delle cime favorite per me, ma sono opinioni. Come fan, il Passo Giau è incredibile. Un'altra domanda a due appassionati ma anche esperti. Abbiamo visto come la tappa di ieri, più leggera di quello che era preventivato in origine,
abbia comunque messo a durissima prova gli atleti. Il tempo sicuramente ha recitato una parte importante, ma preferite o ritenete più opportune per il ciclismo di oggi tappe così, quindi più brevi con un'unica salita dove mettere tutti alla prova, o il classico tappone con tre o quattro passi, come spesso abbiamo visto fino a quest'anno? Sempre Andrea per primo. Per quanto riguarda lo spettacolo, ovviamente un'unica salita alla fine della tappa è sinonimo di spettacolo, perché lì si gioca tutta la tappa. Però il tappone fa vedere chi è in condizione e chi no, e chi è un campione e chi no. I agree about the many climbs in a same race. Even I like and I enjoy very much the finish line after a big descent, because many climbers, many of them are in the same form, but they descend in different ways, like Vincenzo Nibali or Samu Sanchez, for example, and they can show another kind of skills in cycling. Grazie mille. Abbiamo qualche problema, perché Vincenzo Nibali non ci può ancora raggiungere, perché è appunto impegnato, come dicevamo, nelle operazioni obbligatorie del post-gara, per cui vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento a fra pochissimo con un hangout dedicato faccia a faccia con Vincenzo Nibali.